Bentornati e come promesso allora Marco Cereda ci racconta un importante raduno di tutti gli appassionati di mini che si è tenuto in Costa Azzurra, a sud della Francia e a Le Castellet che è la sede del mitico circuito del Paul Ricard. Vediamo. Per la mini community di tutto il mondo c'era soltanto un luogo in cui stare dall'11 al 13 maggio, il Mini United 2012 a Le Castellet in Francia. Ancora una volta la manifestazione dello scorso weekend ha attirato i fan mini da ogni parte del mondo ed i fedeli del marchio provenienti da quasi 50 paesi sono stati accolti da un mix eccezionale di musica dal vivo e di sport motoristici sul circuito Paul Ricard. Sede in passato di Gran Premi di Formula 1, il Paul Ricard si è dimostrato il luogo ideale per le gare delle serie Mini Trophy e Mini Rush Hour. La grande folla dei partecipanti ha anche potuto assistere ad un insieme di esibizioni musicali dal vivo e a divertenti attività sportive. Il brand Mini era lì per godersi la meritata gloria con un programma che comprendeva anche esibizioni di stuntman, prove di guida con gli ultimi modelli Mini e giri di pista che hanno permesso ai guidatori Mini di pilotare le proprie vetture sul leggendario circuito alla pari di un pilota professionista. Un momento di particolare spicco durante il weekend è stato rappresentato dalla presentazione in anteprima della nuova Mini John Cooper Quarks. Al più grande raduno della Mini community, gli appassionati dello sport motoristico e quelli del design si sono ritrovati insieme ai fan della scena musicale internazionale. Nessuna sorpresa, dato che erano presenti alcune delle stelle mondiali più famose. Venerdì, per esempio, la leggenda del rock Iggy Pop ha fatto sensazione con il sound della sua band Iggy and the Stooges, prima che il DJ di Parigi Martin Solveig spingesse la folla a ballare freneticamente con il suo repertorio contagioso. Tutto ciò è continuato sabato con un'esibizione che comprendeva il duo di Punky Punk Pop, nominato per il premio Grammy The Ting Tings. E poi un'esibizione dei Gossip ci ha fatto ricordare il motivo per cui la frontwoman icona della moda Beth Ditto è stata dichiarata donna più cool del pianeta. Oltre alla musica, le castellesi sono stabiliti nuovi record, considerando che il numero di appassionati da tutto il mondo che avevano partecipato al precedente Mini United a Silverstone in Gran Bretagna, 25.000, è stato superato di nuovo. Infatti 30.000 fan si sono impossessati del circuito Paul Ricard durante le 3 giornate della manifestazione. La maggior parte di loro ha scelto la soluzione più cool, giungendo alle Castellet a bordo della propria Mini, alcuni guidando anche per 6.490 km dai più lontani paesi della Russia fino in Francia. Qui si sono mischiati con i fan provenienti dagli USA, dal Giappone e dal Canada, che avevano anche loro segnato l'evento sulla propria agenda. Questo fantastico raduno di modelli mini ha dedicato lo spazio adeguato anche ai mini club area, dove si sono messi in mostra 24 mini clubs. Il palcoscenico più leggendario per vetture stilizzate in maniera ultra spettacolare è conosciuto anche come Beauty Parking. Spazio anche alla Mini Family al completo, che è diventata più che mai una spettacolare attrazione per i fan mini.